e dell'ambiente e la questione di genere devono essere integrate all'interno del pensiero critico economico. E inoltre, lei insegna storia del pensiero economico, oltre che macroeconomia avanzata, economia monetaria internazionale. Come questi argomenti che abbiamo detto possono essere integrati in questi corsi? E qual è la natura che deve avere secondo lei questi insegnamenti? Lei vede un tratto distintivo e positivo della tradizione italiana in economia. In che modo è stato su questo influenzato da Napoleone e Augusto Graziani? Allora, rispondo alle due domande finali. La questione della natura e la questione di genere. Ma posso dare telegraficamente tre tipi di risposta. La prima è in qualche modo relativamente biografica, quindi torno all'inizio della nostra conversazione. Io ho detto che mi sono formato negli anni 70, no? Tra fine anni 60 e inizio anni 70. Io vivevo a Torino. Allora, Torino era segnata allora da un conflitto del mondo del lavoro, in particolare un conflitto operaio, che seguiva un conflitto studentesco, le due cose si erano molto mescolate. Quel conflitto si estese ad altre figure sociali, gli insegnanti, i magistrati, i carceri, le lotte delle carceri, il movimento militare, eccetera. C'è stata in qualche modo una felice espansione e comunicazione che contava anche il primo femminismo, il primo femminismo italiano tra la metà degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Anche se si deve dire, sì, il movimento studentesco, il movimento del lavoro non erano compiutamente sensibili ai temi di questo femminismo. Al tempo stesso queste lotte, le lotte nei luoghi di lavoro, avevano assunto anche in alcuni luoghi di punta, in particolare un'attenzione alla questione della salute. Ci sono esperienze che passavano dal tema del come si produce al tema del come reagire alla tendenza del capitalismo a distruggere i corpi dei lavoratori. Questo è un tema che si ritrova anche in Marx. In qualche modo il capitale, nella spinta alla valorizzazione, consuma il lavoratore. Il termine consuma il lavoratore va inteso in senso forte. Questo è un tema che è stato molto bene ripreso negli ultimi anni da Massimiliano Tomba, un filosofo con cui mi sono incontrato proprio a partire da queste riflessioni. Quindi in questo movimento del lavoro era presente in qualche modo un incrocio con il femminismo e un incontro della dimensione della salute. Ora, se ci pensate bene, la dimensione della salute via corpo incontra anche un tema femminista. Le femministe hanno molto insistito sul tema del corpo e questo sta dentro la dimensione dell'essere umano come ente naturale che vive nella natura. Nella seconda metà degli anni 70 quello che si è rivelato è che c'è stata una esplosione e frammentazione del movimento alternativo e critico al capitalismo, con una pesante e violenta critica delle femministe e dei verdi al movimento della vecchia ma anche della nuova sinistra, accusati di essere non solo maschilisti ma produttivisti, maschilisti dal punto di vista delle femministe. Io credo che questa critica fosse corretta, credo che al tempo stesso buttasse via il bambino con l'acqua sporca. È assolutamente vero che il marxismo vecchio, per così dire, era fondato su un'apologia dello sviluppo delle forze produttive, si chiamava, no? E quindi non solo sulla valorizzazione della produzione e produttività, ma proprio il fine dell'essere umano si riduceva al lavoro e al cosiddetto produttivismo. Questa teoria si traduceva nell'idea che nel movimento alternativo ci fosse una gerarchia dei soggetti sociali. Era una cosa che si vedeva
nelle relazioni di partito, ma anche si vedeva visivamente in una sorta di treno, perché quando si parlava di politica, nel primo vagone c'erano gli operai, nel secondo c'erano gli studenti, poi si poteva continuare, le donne da qualche parte. Io credo però che questa critica buttasse via il bambino con l'acqua sporca, perché se era vero che questa gerarchia dei soggetti sociali nel movimento, soggetti sociali anche di genere nel movimento alternativo era da mettere in questione, io credo che si debba sostenere la pari dignità dei soggetti del movimento alternativo al capitalismo, del movimento di lotta al capitalismo, quello che si buttava via con l'acqua sporca è che la centralità della produzione non è un'invenzione, è la realtà del capitalismo. Io, leggendo la salute come introduzione all'economia politica, mi ero imbattuto nel primo capitolo. Il primo capitolo è un capitolo in cui lei dice: guardate che l'economia politica avrà una morte, avrà una fine, l'economia politica è una scienza che muore con il capitalismo, esattamente perché il capitalismo assume come unico valore il lavoro e la produzione, ben inteso sotto l'imprinting capitalistico. Quindi quello che io a un certo punto feci fu quello di proporre una doppia critica e una proposta d'incontro, una critica al vecchio e nuovo movimento operaio, che non teneva conto di questa lato giusto della critica al produttivismo, ma sostenevo rispetto ai filoni del femminismo che si erano diffusi, che in realtà si trattava non di cambiare la testa delle persone, non di cambiare l'immaginario, ma di muoversi verso una società in cui il lavoro era una dimensione essenziale dell'essere umano accanto ad altre, come la cura, come l'ozio nel senso filosofico e così via. Scrissi un articolo che allora venne accusato di scarso operaismo, che si chiamava Il rosso, il rosa e il verde, qual era il sottotitolo: Considerazioni inattuali su centralità operaia e nuovi movimenti. 20 anni dopo questo articolo venne accusato, questa posizione venne accusata di essere industrialista. Spesso dalle stesse persone, no? Perché, come dire, da un lato io non buttavo a mare Marx e la centralità della produzione. Però ci sono altre due questioni che vanno affrontate velocemente. La natura. Io penso che il capitale sia distruttivo della natura come è distruttivo degli esseri umani. Al tempo stesso non credo che sia giusto l'atteggiamento che è tipico di molti ecologisti, i quali attribuiscono la distruzione della natura non alle forme sociali, ma al fatto che l'essere umano avrebbe per costituzione, magari anche perché prevalentemente maschio, un atteggiamento che Heidegger definirebbe di tentativo di messa a propria disposizione nell'uso della tecnica della realtà. Insomma, io non credo che il problema sia in una antropologia astorica che si tratta di rovesciare. Non credo neanche alle risorgenti tesi che parlano di un limite assoluto naturale al capitalismo. Io credo che il capitalismo sia in grado di distruggere l'essere umano attraverso i cambiamenti che produce, ma questa non è una necessità. Esattamente come era accaduto nel saggio del profitto. Ci può essere un capitalismo del tutto ecologicamente compatibile, lo si costruisce tra virgolette con le lotte, poi salterà in aria, perché come il capitalismo di piena occupazione non vive. Io lotterò lo stesso contro quel capitalismo, perché sarà un capitalismo disumano, perché è basato sullo sfruttamento dell'essere umano, magari in ambienti totalmente puliti e del perfetto rispetto dell'ambiente. Quindi non ci sto a un crollismo ecologista. Ogni secolo è nato, come dire, è morto sulla serie di teorie che dicevano
abbiamo incontrato un tetto perché è finito il carbone, no? È finito il petrolio. Ripeto, sono tutte cose possibili ma non sono necessitate. E il capitalismo nasce proprio con un'interna innovazione. Sulla questione di genere, beh, sono due gli argomenti che avanzerei con molto più dettaglio se avessi tempo. Il primo è: il capitalismo è sfruttamento degli esseri umani. Gli esseri umani non sono esito di un processo produttivo in senso tradizionale. Gli esseri umani sono riprodotti, e sono riprodotti nella famiglia o comunque in realtà di questo genere, e sono riprodotti primo attraverso la generazione dalle donne, in secondo luogo sono riprodotti richiedendo lavoro domestico e lavoro di cura, che è qualche cosa di delegato prevalentemente al genere femminile. Marx parla di lavoro necessario del plus lavoro, lo sa, ma se lo dimentica, forse non a caso, che dentro il lavoro necessario non c'è solo il lavoro pagato, per così dire, che è il lavoro che serve a produrre i beni di salario, i beni di sussistenza che si comprano sul mercato, e anche il lavoro gratuito svolto, ripeto, prevalentemente, anche se non c'è nessuna legge che lo detti, dal genere femminile. Allora, se noi vogliamo studiare il capitalismo, dobbiamo anche studiare il capitalismo in cui c'è la forza lavoro, e quindi non possiamo non tenere conto di questa dimensione, che è una dimensione che incrocia immediatamente il fenomeno del patriarcato, che nasce prima del capitalismo ma passa attraverso il capitalismo, e vedere come una serie di dimensioni in quel mondo contraddittoriamente si incontrano, no? Perché parte del lavoro di cura o domestico è stato, io aggiungerò addirittura per fortuna a un certo punto, delegato al mercato. Perché no, questa è una cosa che può essere positiva, nel senso che io non guardo con nostalgia un mondo in cui, perché una relazione personale dentro la famiglia, meglio che certe cose me le faccia la donna, o non per esempio una lavanderia esterna, per fare un esempio banale. Quindi economia della forza lavoro impatta immediatamente sulla questione del genere. D'altra parte, una prospettiva di genere non riguarda qualche cosa che è delegato al sesso femminile. La prospettiva di genere è un modo di guardare ai fenomeni sociali che tiene sempre conto del fatto che i generi sono due, forse qualcuno direbbe che sono più di due, ma in ogni caso guarda a come il genere maschile e il genere femminile dentro una società che è di classe ma anche patriarcale si incrociano nella dimensione non solo economica ma anche sociale e ideale. E allora dovremmo chiederci come nel neoliberismo è esistita questa dicotomia di genere. La domanda è interessante perché la crisi sociale attuale è una crisi sociale, la crisi economica, la grande recessione, qualcuno la chiama adesso la lunga depressione, scusate, non la lunga depressione, la depressione minore, Krugman e Brad Delong, perché dicono che è più grave di una grande recessione. Stiamo entrando nel mondo degli anni 30, ma non siamo proprio ancora come lì, quindi non è una grande depressione come gli anni 30, è una depressione minore. Bene, questa depressione è una depressione che ha impattato in modo diverso sui generi. In alcuni paesi l'occupazione femminile, per esempio, è aumentata, ma perché è un'occupazione più precaria, perché è un'occupazione con meno salari, perché magari sono stati colpiti di più alcuni settori e non altri. Ma dobbiamo proporre un'analisi di genere anche quando proponiamo le politiche economiche, perché è evidente che l'attacco al settore del pubblico impiego e al welfare, bene, quelle sono due misure che immediatamente colpiscono di più le donne che gli uomini.
perché l'occupazione del settore pubblico è spesso prevalentemente più femminile e perché i tagli al welfare comportano immediatamente un aumento del lavoro domestico e di cura fuori. Può anche essere lavoro pagato, perché pensate al fenomeno dei badanti o delle badanti, non sono solo donne, penso prevalentemente donne per la cura degli anziani, ma sono anche maschi. Sono tutte dimensioni che sembrano estranee alla gran parte degli economisti e anche degli economisti di sinistra. Allora, io spesso, con scarso successo, sapete che l'ho fatto anche con voi, quando mi chiedono di parlare, dico: ma perché chiamate me o chiamate questa altra serie di economisti, tutti maschi, che siamo iperpresenti su carta e su video, e non chiamate economiste donne? Uno, perché spesso, non sempre, sono meno aggressive e testosteroniche, ma secondo, perché ti dicono cose diverse, sia su temi quali quelli legati al genere che vi ho detto, sia relativamente alle politiche economiche di uscita dalla crisi, ma sia sugli stessi fenomeni economici di cui abbiamo parlato prima, anche senza esplicitare una dimensione di genere, hanno prodotto fiori di contributi. Vi faccio solo un nome: Anna Simonazzi. Anna Simonazzi, insieme ad Andrea Ginsburg e un più giovane ricercatore di cui per colpa mia non mi ricordo il nome, ha fatto un'analisi della modificazione del rapporto tra Germania, paesi dell'est, in cui si è evoluta la catena produttiva tedesca, e paesi del sud Europa. È un'analisi che si sente molto poco in giro. Io credo che ci sia un sapere che, solo perché queste persone, diciamo tra virgolette, sgomitano di meno in certi ambienti, sia perso. Storia, io insegno, sì, storia del pensiero economico, addirittura insegno un corso all'inizio del triennio, il primo triennio, e sono stato fortunato. Ho anche dovuto cambiare il titolo, la dimensione storica in economia si sdoppia, i fatti fanno storia economica e le teorie lo fanno con me. Ma perché ho insistito per avere addirittura storia del pensiero economico al primo anno? Perché io, da Claudio Napoleoni, ma anche da Augusto Graziani, due economisti diversissimi, ho però imparato che quello che a noi interessa, sia come economisti, sia come docenti di economia, quindi sul terreno della didattica, non è sapere cosa diceva un pensatore del passato, cioè la dimensione storica, in senso stretto, del pensiero economico, ma è guardare ai grandi autori del passato e ai grandi temi del passato dall'oggi. Questo lo fanno gli storici del pensiero neoclassico, qualcuno vi dirà, quelli che pensano che l'evoluzione del pensiero economico è l'espulsione dell'errore e la ricerca di una nuova verità. No, perché Graziani e Napoleone, ma anche altri grandi economisti italiani come Ciro Slabini, come Ciro Lombardini, in qualche misura come Federico Caffè, quello che sapevano è che la situazione teorica attuale è una situazione problematica in cui ci sono diversi filoni in conflitto l'uno con l'altro, nessun filone è esente da problemi, l'unico modo di risolvere i problemi teorici che abbiamo noi oggi e l'unico modo di insegnare a chi affronta l'economia, no? Che tipo di disciplina sociale essa sia, l'unico modo è quello di interrogare gli economisti del passato a partire dalle domande per noi più pressanti. Allora, una cosa del genere non è assolutamente nuova. Quando Marx scrive le teorie sul plusvalore, ha fatto questo. Il problema era: come si origina il plusvalore e come costruire una teoria monetaria del valore? Vediamo come hanno fatto quelli prima di me. Non l'ha fatto solo Marx, l'ha fatto anche Ben Baber,
un neoclassico, la sua teoria dell'interesse, lui ha scritto un'opera, Capitale e Interesse, in cui di nuovo non va a guardare storicamente cosa ha detto che, cosa assolutamente importante, ma sta nei corsi di storia delle idee, non nelle facoltà o nei dipartimenti oggi di economia. Andiamo a vedere cosa hanno fatto gli altri, quali sono, cosa posso imparare, cosa posso non imparare. Ma l'ha fatto Joseph Alois Schumpeter nella storia dell'analisi economica. Marcello Messori, un approccio quale quello che vi sto indicando, lo chiama storia dell'analisi economica, proprio sull'esempio schumpeteriano. Quando io vi ho detto Schumpeter, il rapporto che aveva con Wigzell e con Marx, stava facendo storia dell'analisi economica, cioè interrogava Warras e Marx a partire dal suo quesito, che era: ma ce l'abbiamo una teoria evolutiva del capitalismo? No, come lo spieghiamo? Andando a guardare la teoria dell'equilibrio, la teoria della concorrenza, la teoria dello sviluppo, la teoria dell'innovazione, la teoria della banca. E io, nel confronto con gli altri, Sraffa ha fatto lo stesso in corsi della teoria del valore negli anni 30. Questo è l'insegnamento. È ovviamente un insegnamento che non ha il timbro nazionalistico italiano, ma negli anni in cui io studiavo, cioè tra fine anni 60 e inizio anni 70, quindi la generazione che è maturata soprattutto negli anni 60 in Italia, anni 70, di grandi maestri, questo aveva come imprinting. Da noi non esisteva quello che si sta diffondendo adesso e che è le scuole come sette. Nessuno di questi aveva un timbro, cioè Napoleoni conosceva la teoria marziana come la teoria keynesiana, come la teoria neoclassica, seriamente. Non è che era un marxista che orecchiava. Voi andate in giro per il mondo, è così. I marxisti si vedono come marxisti, i keynesiani con i keynesiani, gli MMT con gli MMT e così via, no? Non conoscono il resto del mondo, ma ne parlano. Dicendo solitamente delle cose che sono infondate. Purtroppo da noi, certo, le correnti minoritarie sono espulse, quindi noi vediamo essenzialmente quella che viene chiamata l'economia dominante e il mainstream. Ma la cosa da fare, secondo me, è l'altra: non insegnare un manuale, anche un manuale alternativo, ma dare agli studenti l'idea della pluralità Dei punti di vista e del fatto che tu devi affrontarli con un'ottica che deve essere attenta storicamente, socialmente, ma anche all'evoluzione del passato, perché tu problematizzi tutti gli autori. Marx diceva che uno dei suoi denti preferiti era dubita sempre. Io la penso come lui, no? Dubito anche di Marx, dubito anche di me stesso. Quindi spero di non aver detto troppe fesserie, ma insomma questo mi sembra l'insegnamento che mi è venuto da questi grandi maestri. Siamo così arrivati alla fine anche di questa interessante video intervista. Mi sento di spendere il nome dell'Associazione Economia per i Cittadini per ringraziare in primo luogo Giovanna Vertova, che ci ha ospitato qui nella sua dimora, in secondo luogo Riccardo Bellofiore, che ha dimostrato la sua passione in questa profonda e lunga intervista. E spero che questa abbia dato a tutti voi un valore aggiunto, e un valore aggiunto soprattutto al dibattito economico attuale. In terzo luogo, come possono ringraziare i soci di Economia per i Cittadini che hanno reso possibile questo, Luca Pezzotta, Flavio Dubichetti e Giacomo Bracci. Detto questo, vi do l'appuntamento alla prossima video intervista. Siamo qui a Treviglio con Riccardo Bellofiore, professore all'Università di Bergamo. Volevamo cominciare con una domanda, diciamo, biografica, ovvero com'è nata la sua passione per l'economia?
Ma io in verità ho una certa età, perché sono nato nel 1953. Mio padre per lavoro girava per l'Italia. Scusate, ma ho visto la sua compagna che strisciava lì sotto. Intervengo per sostituire il nostro Giacomo Bracci, che purtroppo è dovuto andare via a prendere il treno per impegni personali, e continuiamo l'intervista con Riccardo, che ringraziamo per la sua prestazione. Non rifacciamo. Siamo arrivati alla fine di questa sentita e profonda intervista. Mi sento di spendere il nome di Economia per i Cittadini per ringraziare in primo luogo Giovanna Vertova, la padrona di casa che ci ha ospitato in questa sede appunto per questi video. Dammi il fare! No. Vertova, che Vertova! No.